benvenuti alla seconda puntata di questo ciclo di Top Secret. Una puntata affascinante e difficile, un'inchiesta su Satana. Un'inchiesta che potremmo riassumere in due domande semplici ma anche inquietanti. Satana esiste veramente? E se esiste, come si manifesta nel mondo? Prima di tutto però, come sempre, il nostro sommario. Le seduzioni del demonio e la lotta con la preda più ambita, i santi. La storia eccezionale di Padre Pio. Valchiavenna, Arce, mostro di Firenze. Quando la cronaca può essere letta con la lente di Satana, tra suggestione e misteri. Anatomia delle sette. Per la prima volta in Italia un caso di sangue e orrore avvenuto in Grecia. Chi è veramente Charles Manson? Il diavolo moderno e il massacro di Bel Air. Viaggio nella frontiera della possessione, con le immagini shock di un esorcismo. Perché siamo venuti a Torino? Suggestioni letterarie, cinematografiche, esoteriche, la vogliono come la città magica d'Italia per eccellenza, addirittura la città del diavolo per eccellenza nel nostro paese. Vero o falso lo stabiliremo dopo. Ad esempio, qui siamo davanti alla chiesa della Gran Madre, un simbolo positivo, di positività. Fonti autorevoli ci hanno detto che qui vengono i satanisti, cercano di entrare, lasciano delle scritte, una sorta di lotta fra il bene e il male che ci accompagnerà in tutta questa puntata. Ma torniamo a Satana e facciamo subito chiarezza, perché Satana non è nella nostra inchiesta un generico senso del male, non è un movimento culturale che vuol dire genericamente ribellione. Non è un mascheramento folcloristico di pulsioni di vario genere. L'inizio della nostra inchiesta prende la concezione di Satana che è nelle sacre scritture, ovvero Satana come l'angelo che si ribella a Dio, Satana come il grande oppositore. I punti della nostra inchiesta sono quattro. Abbiamo mutuato una sorta di schema, di ipotesi da uno che di Satana se ne intende, ovvero il più grande esorcista italiano, padre Gabriele Amort, che in sostanza dice questo: Satana ha quattro porte d'ingresso per manifestarsi nel mondo. Primo, la lotta con figure spirituali eccezionali, come i santi. Secondo, le pratiche dell'occultismo, l'essere parte di una setta. Terzo, individui che insistono in peccati gravi. Quarto punto, i malefici e le possessioni. E iniziamo dal primo punto, la lotta dei santi con il grande avversario, il grande nemico, Satana, appunto. Una lotta che ha attraversato come un'ossessione tutta la vita di un santo popolare amato come Padre Pio. Giovanni, sei tu? Giovanni? È il 1906 quando Fra Pio, che da 3 anni pratica il noviziato nel convento dei Cappuccini di Morcione, ha uno dei suoi primi incontri con la bestia. L'angelo caduto, il diavolo, il demone, e gli appare sotto forme diverse per tentarlo, per colpirlo nella sua profonda fede, nel suo amore infinito per il prossimo e nel suo fisico in perenne malattia. Ma perché il demonio dovrebbe accanirsi su un uomo dalla salute malferma, che sin da bambino aveva un solo sogno: donare la sua vita al sacro? Francesco Forgione nasce il 25 maggio del 1887 a Pietralcina, un piccolo paese del Beneventano, da una famiglia di contadini. Un alone di misticismo lo ricopre sin dalla tenera età di 5 anni.
Ma insieme alle visioni sacre si presenta spesso anche il maligno. Nel 1910, Fra Pio realizza il suo sogno di diventare sacerdote. Dopo un lungo periodo trascorso a Pietralcina e diversi trasferimenti che ne hanno debilitato la già precaria salute, nel 1916 giunge nel convento di San Giovanni Rotondo nel Gargano, dove rimarrà fino al suo ultimo respiro. È qui che il 20 settembre del 1918 riceve il segno della grazia di Dio: le stigmate. San Giovanni Rotondo diventa meta di pellegrinaggio. Sono centinaia i fedeli che vogliono parlare con il frate stigmatizzato. Il monaco è venerato e trattato come un santo già in vita. Sono molte le anime che strappa alla caduta negli inferi. Troppe perché il diavolo si limiti a guardare. La lotta con l'avversario è feroce. Lo percuote senza pietà. Lo pone di fronte alla tentazione. Vedi, l'ho portata qui per te. Dai, approfittane. Approfittane. Vuole strappargli dal cuore ciò che ha di più sacro, la fede. Francesco. Francesco. Come piaceresti di più a Gesù se tu la smettessi di voler fare il prete? Francesco! Il tempo prezioso. Nelle lettere che il monaco santo scrive nell'arco della sua vita ai suoi padri spirituali si legge tutta la sua sofferenza, la sua paura. Il mio spirito è emerso nelle più fitte tenebre, molto disturbo nello stomaco spirituale. Molta amarezza nella bocca interiore. L'inferno mi si scatena addosso. Questa parola abbraccia tutto. Intanto la Chiesa, insospettita dal suo grande carisma sulle persone, apre una serie di inchieste. Sull'operato del frate stigmatizzato e sulla natura stessa dei suoi molteplici doni divini, cade il velo del sospetto. È qui che il demonio sferra i suoi attacchi peggiori. Il 9 giugno del 1931, Padre Pio viene sospeso da ogni ministero per più di 2 anni. Da oggi, per decreto del Sant'Ufficio, mi è fatto assoluto divieto di celebrare la messa con la presenza dei fedeli. Inoltre, vi è fatto divieto di confessare sia uomini che donne. E come faccio? Io solo quello so fare. Non basta. Di lì a poco una delle sue figlie spirituali muove contro di lui una accusa terribile. Poi, Fiore, come stai, eh? Posso fare qualcosa per te? Io sono venuta a voi per denunciare un fatto grave. Grave assai. Ah, sì? E di che si tratta? Si tratta di Padre Pio. Te ne amante. Il confessionale viene riempito di microfoni. Padre Pio si sente umiliato, colpito nel profondo, tradito. Adesso basta! Basta! Ti ha dato l'ordine di riempire il mio confessionale con i microfoni? Sì! E ancora una volta opera del diavolo. Tutto è progetto e disegno del demonio, e insieme progetto e disegno di Cristo.
Quel Cristo che lo ha voluto mettere a dura prova, costringendolo a vivere in due dimensioni parallele fino al 22 settembre del 1968, quando celebra la sua ultima messa. Durante il rito, il frate viene colto da collasso. Poche ore dopo, alle 2:30 di notte, il fraticello di Pietralcina muore. Padre Pio sosteneva che Gesù stesso voleva il suo quotidiano occulto martirio per purificare la sua anima. Aveva paura il monaco santo, paura di perdere la fede, la vocazione, l'amore per il Signore. Allora pregava, pregava per ore, e ciò gli riempiva il cuore di gioia tanto da indurlo al pianto. Alla fine Padre Pio ha vinto. Ha vinto la sua lotta perenne con il diavolo e forse anche con se stesso. Il 2 maggio del 1999, dopo un processo lunghissimo e tormentato, descritto nelle 7.000 pagine della Positio, viene proclamato beato. Diventa santo. Il santo delle stigmate e delle atroci guerre con il maligno. Il santo che parlava con Gesù e con la Madonna. Il santo che, anche quando non c'è più, continua a fare miracoli. Arrivati davanti alla Basilica di Superga, è anche il momento di presentare il nostro primo ospite, è Saverio Gaeta, buonasera, caporedattore di Famiglia Cristiana, caporedattore che ha dedicato molti libri e articoli proprio alla figura di Padre Pio. Allora, la prima domanda è questa: ma la lotta che abbiamo visto di Padre Pio con l'avversario, con il maligno, è finita con la sua morte? Assolutamente no. Uno dei maggiori conoscitori dell'ambito esorcistico, Padre Amort, che abbiamo già citato, ha raccontato come lui, dopo la morte di Padre Pio, ovviamente non l'ha più visto di persona, ma lo vede continuamente per interposta persona, perché il posseduto, quello che lui cerca di esorcizzare, spesso grida: no, quel frate no, cacciatelo via. E quel frate, ovviamente, che il diavolo, attraverso la voce del posseduto, cerca di cacciare via, è proprio Padre Pio. Perché Padre Pio questo ha raccontato, ha promesso, come dico io, ha dato questa grande promessa ai suoi devoti: io resterò sulla soglia del paradiso fino a che l'ultimo dei miei figli spirituali non sarà entrato. I figli spirituali non sono solo quelli dell'epoca, ma anche quelli che oggi chiedono, cioè, la sua intercessione. Tutti noi, diciamo, tutti noi, tutti i devoti che si rivolgono a Padre Pio chiedono la sua intercessione. Perché Satana fa la lotta e cerca la lotta con il suo avversario, diciamo, più forte, cioè la figura spiritualmente straordinaria? Perché sceglie il santo? Perché sceglie Padre Pio? Padre Pio non è un caso isolato nella storia della Chiesa. Noi trattiamo questo perché è una figura popolare molto conosciuta dal pubblico. Quello più vicino a noi, probabilmente. Perché allora questa lotta con l'opposto? Io credo che sia evidente. Se voglio combattere un esercito nemico, certamente cercherò di prendere prigionieri anche i soldati semplici, ma se prendo il generale, quello che è il comandante in capo, e lo porto dalla mia parte, lo catturo, avrò vinto la battaglia intera contro tutti gli altri. Ecco, i santi sono questi, sono come, tra virgolette, i condottieri che permettono a tutti noi di guardare a qualcuno che c'è modello. Padre Pio, so che ha dato una descrizione, un identikit del diavolo, è vero o no? Sì, in qualche modo potremmo quasi... Che immagine ha? Lui l'ha visto un giorno in cui era nel confessionale a San Giovanni Rotondo, ha visto una persona che arrivava ed era un quarantenne più o meno, con i capelli brizzolati, gli occhi neri, vestito ingessato. Si sedette, si inginocchiò, per meglio dire, all'angolo del confessionale e cominciò a raccontargli delle cose. E lui capì immediatamente che era il diavolo e subito dopo essere stato riconosciuto affondò nella terra, scomparve come nelle più classiche scene dei cartoni animati, no? Questo diavolo che effettivamente fu risucchiato all'interno del pavimento. È interessante questo che tu dici, abbiamo visto una figura del diavolo che non è, diciamo, quella canonica, no? Anche folcloristica di Satana, un'immagine diversa, quasi sorprendente. Adesso che abbiamo analizzato il nostro primo punto, la lotta di Satana con la figura spiritualmente eccezionale, quella che è al suo opposto, andiamo a vedere non solo nella storia
della Chiesa, ma anche nella storia della cultura, quali significati e quali simboli ha assunto appunto Satana. Secondo le sacre scritture, il conflitto tra il bene supremo e il male ebbe inizio con Lucifero, angelo buono che si ribellò a Dio e divenne malvagio. Lucifero fu seguito da una schiera di angeli, la cosiddetta legione, che lo stesso Gesù scacciò, come narrano i Vangeli, dal corpo di un indemoniato. Dal III secolo d.C., la figura di Lucifero fu associata a quella di Satana, uno spirito già citato nell'Antico Testamento, il cui significato in ebraico è l'avversario. Ma viene chiamato anche diavolo, dal greco diabolos, il separatore, e Belzebù, il signore delle mosche, con riferimento a una divinità siriana precristiana. Nell'Apocalisse di San Giovanni un passo fondamentale descrive una bestia che ha corna d'agnello, ma parla come un drago, e prepara l'avvento di una bestia più grande. Alcuni studiosi ritengono che si tratti dell'Anticristo, il falso profeta che cerca di gettare l'umanità tra le braccia del demonio. La figura del diavolo ha sempre affascinato filosofi e artisti, ma soprattutto ha ispirato i grandi nomi della letteratura di ogni tempo. Goethe ci lascia la storia del dottor Faust, mago e negromante che si vende al diavolo. William Blake, Lord Byron e John Milton hanno scritto opere immortali sul demonio. Baudelaire lo indicò come il più bello e dotato tra gli angeli. In Italia Carducci, nel suo inno a Satana, lo invocava apertamente come antidoto al clericalismo imperante. Il successo del demonio nel XX secolo si deve all'occultista inglese Aleister Crowley, che nelle sue opere codificò i rituali tuttora utilizzati dai satanisti. L'ho trovato nei testi di alcuni scrittori cattolici importanti, ovvero che Giovanni Paolo II e la base credono in Satana, i quadri intermedi del mondo ecclesiastico un po' meno. Vero o falso? Forse potremmo dire in quest'altra maniera, che i quadri intermedi talvolta hanno messo in dubbio che Satana sia riuscito a conquistare alleati, nel senso che hanno ipotizzato che l'inferno, pur esistendo, sia vuoto. E questo vorrebbe dire che Satana non riesce a conquistare le persone. In realtà la teologia cattolica attuale è molto più propensa nel dire che ovviamente il diavolo può. Può arrivare però fino solo a un certo punto, può arrivare fino al punto in cui Dio gli consente di arrivare. Io ti ringrazio per ora e ti saluto, noi andiamo avanti nel nostro viaggio perché dopo aver esaurito il primo punto della nostra inchiesta andremo nel secondo, andremo a conoscere più da vicino il mondo complesso e inquietante delle sette sataniche. A tra poco! Siamo al secondo punto della nostra inchiesta, anche il secondo punto del nostro schema iniziale, ovvero le sette sataniche. Chi fa parte di una setta predica e pratica in genere i valori di Satana. Ma quante sono le sette di questo tipo in Italia? Come sono organizzate e qual è il loro livello di pericolosità? Vediamo. Sacrifici nel nome del demonio, violenze sessuali, profanazione di tombe, omicidi rituali e suicidi inquietanti. Sono queste le accuse mosse contro le sette sataniche. Leggenda o realtà? Chiediamolo a Marco Dimitri, il leader dei bambini di Satana. Incriminato per abusi sessuali e pedofilia, poi assolto con formula piena nel 1997.
purtroppo ci sono diverse persone che lavorano con l'antisatanismo per mettere in cattiva luce quella che è la filosofia satanista vera e propria. Non c'è un legame quindi col male, il legame col male viene pensato, viene creduto appunto per sottocultura o perché volontariamente si vuole far credere a questo. Ci sono persone che sembrano aver ucciso un loro amico nel nome di Satana. Quello che posso dire è che non c'entra nulla il satanismo. Oltre ai bambini di Satana, che si autodefiniscono un'associazione culturale e che vedono l'uomo come epicentro pensante universale, stando alle stime del Ministero dell'Interno, i seguaci italiani del diavolo potrebbero essere circa 500.000. Secondo il CESNUR, il Centro per gli Studi delle Nuove Religioni, invece, nel nostro paese esisterebbero meno di 10 movimenti riconosciuti organizzati con testi dottrinali e sedi ufficiali. Queste sette fanno riferimento a una tradizione ben definita e conterebbero non più di 200 membri effettivi. Da questo primo filone se ne distingue un secondo, composto da bande di balordi, in prevalenza giovani, quasi sempre in contatto con il mondo della droga. Questi gruppi, non organizzati, si costruiscono un satanismo fai da te, privo di un fondamento culturale e per questo motivo più pericoloso e meno controllabile. Lasciando momentaneamente da parte gli episodi di follia criminale, cosa spinge i più giovani ad entrare in una setta satanica? Oggi ci sono dei gruppi di giovani che si ispirano alla musica, alla droga, un certo tipo di musica ovviamente, alla droga e così via, e esprimono attraverso questi rituali, diciamo così, pseudo-satanici, esprimono la loro sete di ribellione nei confronti del mondo. Sono quattro le tipologie di satanismo definite dal CESNUR. Il satanismo razionalista, cioè una visione anticristiana della vita. Quello occultista, che accetta la spiegazione biblica di Satana come primo angelo ribelle cacciato dal paradiso. Il satanismo acido, vero catalizzatore dei gruppi delle sottoculture giovanili. E infine il luciferismo, di derivazione agnostica o massonica, dove Lucifero è un controaltare necessario del bene. Il satanismo ha anche una sua ritualità. Prendiamo per esempio la messa nera. Si tratta di un atto di protesta, un cerimoniale oltraggioso, una parodia blasfema della messa cattolica. Il corpo nudo di una donna diventa l'altare. L'ostia consacrata e trafugata durante l'Eucaristia diviene il fulcro del sacrilegio. Ma non basta, si consumerebbero anche orge rituali, sacrifici animali e all'estremo quelli di esseri umani. Negli ultimi anni i crimini di potenziale matrice satanista si sono moltiplicati. Per inquirenti e investigatori alcuni reati sono oggettivamente verificabili. Si parla di profanazione dei cimiteri, vilipendio di cadavere, furto di oggetti e paramenti sacri, danneggiamento di chiese e di molestie. Ma i casi di omicidio a sfondo satanico sono un numero minore di quanto si pensi. Dunque, dove si trova la linea di confine fra le fantasie più turpi e le realtà più inquietanti? È con noi il professor Pierluigi Zoccatelli, vice direttore del CESNUR, che si trova proprio qui a Torino, ovvero il Centro Studi sulle Nuove Religioni, diretto dal massimo esperto mondiale del settore, possiamo dirlo, che è il professor Massimo Introvigni. Allora, la vostra struttura, molto autorevole, tende sul fenomeno delle sette sataniche ad avere un atteggiamento un po' demistificante, no? Qualche volta Satana non c'entra. Le sette sataniche spesso sono in numero minore di quello che si crede, e non tutte le sette sataniche sono poi popolate di assassini terribili, perché altrimenti facciamo una grande confusione. Diciamo che se da una parte le sette sataniche rilevano certamente da una cultura che è alternativa rispetto a quella dominante, va però detto che statisticamente parlando i numeri sono assai ridotti. Ecco, quelle che lei definisce tali in Italia, quante sono? Noi ne contiamo di realmente organizzate 5, che inglobano un numero di partecipanti che varia fra le 2 e le 300 unità, se parliamo del satanismo organizzato. Se invece parliamo sono 7 pericolose? No, sono 7 che generalmente svolgono dei riti certamente controcorrente, ma che non hanno un pericolo, che non svolgono un pericolo sociale. Se parliamo invece di livello di rischio e di satanismo non organizzato, innanzitutto facciamo dei numeri, oltre che analizzare il fenomeno.
cambiano, mi sembra, i numeri. Cambia, no? Qualcosa, perché il satanismo organizzato, che spesso viene chiamato satanismo selvaggio, satanismo acido, satanismo giovanile, è un fenomeno che apparentemente ingloba in Italia circa 1000-2000 persone, non radunate sotto forma di gruppi, ma piccole realtà composte da 3 o 4 persone che, non controllate e non controllabili, diversamente dalle sette del satanismo organizzato, non controllate e non controllabili e soprattutto spesso molto vicine, borderline rispetto ad un mondo di piccola delinquenza, di teppismo, di abuso sessuale, di droga, possono anche portare a dei delitti o ad azioni contro il diritto penale. Poi parleremo meglio del rapporto fra le sette sataniche e la cronaca, o alcuni casi di cronaca proprio specifici. Noi adesso invece vi raccontiamo, a proposito di cronaca, questa storia che è accaduta, è avvenuta in Grecia, ma che in qualche modo porta a una sorta di rete europea, accaduta in Grecia ma con dei mandanti che sarebbero a Londra. Uno degli episodi più gravi di violenza legata al satanismo in Europa è stato scoperto nel 1993 ad Atene. Nel mese di dicembre di quell'anno vengono arrestati 3 giovani. Assimachis Katsoulas, di 22 anni, Manos Dimitrokallis, di 21, e Dimitra Margheti, appena 18enne. I 3 confessano di essere a capo di una setta che conta una 20ina di adepti e di aver sequestrato e barbaramente ucciso 3 giovani donne. Al processo i ragazzi hanno ammesso di averle sacrificate a Satana in virtù della loro verginità. Gli imputati vengono condannati per torture, omicidio e necrofilia. Il cadavere della giovane Dora Siropulu viene seviziato e gettato nel fuoco. Il corpo di un'altra delle vittime, una donna di 30 anni, viene trovato ammanettato e decapitato. Il caso prende il nome di Palini, un quartiere periferico di Atene, la cui particolarità si coglie nel prefisso telefonico. Per chiamare bisogna comporre il 666, il numero del diavolo. Ma mentre si cerca di ricostruire la rete di satanisti legati agli imputati, prende consistenza l'ipotesi di una regia lontana e più potente. Infatti, c'è chi ritiene che questi ragazzi avessero un legame con persone che non sono mai state scoperte e che erano di un grado più elevato nella gerarchia satanista. Al processo c'erano altri 2 giovani dello stesso gruppo. Hanno parlato di incontri tra i 2 imputati e di persone più adulte che presiedevano le cerimonie sataniste. Sono convinto che questi ragazzi sono stati coinvolti da satanisti potenti, capi di una setta radicata in Grecia. In ogni caso, Assimachis, il leader del trio, che sostiene di avere dei poteri sovrumani, riesce a esercitare una forte influenza sugli altri 2, completamente soggiogati dalla sua personalità. Qualunque sia stata la vera natura capace di iniziare un simile vortice di crudeltà, per questi fatti viene tirato in causa il diavolo. Assetato di sacrifici umani, sarebbe lui a chiedere ad Assimachis di violentare perfino le donne della setta a scopo iniziatico. Anche Dimitra, la sua fidanzata, al processo parla di identità perduta, forse fusa con la folle visione della vita del suo uomo. Per cercare di risolvere il caso, gli inquirenti hanno consultato un famoso veggente di Atene, Pete Papadakos. In Grecia ci sono 2 o 3 capi, ma il capo supremo si trova in Inghilterra. È un gran maestro. Sono sicuro di questo al 100%. Si strutturano come sette religiose. Sono molto ricche e finanziano tutto dall'estero. Papadakos sente che altri corpi sono sotterrati a Palini e che altre giovani donne sarebbero state uccise per soddisfare Satana. Se ciò che afferma il veggente è vero, o anche solo verosimile, i veri colpevoli di cui parla sarebbero talmente insospettabili da non poter essere fermati. E questo massacro, di provata matrice satanica,
potrebbe non restare un caso tra un milione. Siamo ancora con Pierluigi Zoccatelli del Centro Studi sulle Nuove Religioni. Prima mi diceva che le sette sataniche organizzate in Italia sono poche. Torniamo invece alla dimensione internazionale, torniamo alla storia che abbiamo appena visto, che è una storia che abbiamo visto violenta, drammatica, ma che ci pone una domanda. Lei ci crede nella rete internazionale delle sette sataniche? No, io non credo che sia possibile. Penso alla Chiesa di Satana di Anton Chandor LaVey, che nasce in California nel 1966, diffusa in tutto il mondo, ma questo non autorizza a ritenere che sia la cupola del satanismo mondiale. Ecco, a proposito degli Stati Uniti, voi lavorate, so, spesso in collaborazione, vi scambiate informazioni e metodi. Sì. Qual è la situazione delle sette sataniste in America e qual è la situazione dei rapporti anche di collaborazione con gli studiosi americani? Sono stati compiuti alcuni studi, uno molto recente di autorità federali statunitensi che ha preso in esame 12.000 casi di sospetti abusi satanici e la conclusione delle indagini porta a ritenere che nemmeno uno dei 12.000 casi fosse davvero un caso di satanismo. Dunque, l'avete sentito, gli studiosi molto accreditati tendono soprattutto a eliminare più che a immettere Satana in certi episodi di cronaca, soprattutto per fare chiarezza e per evitare mistificazione. Noi però subito dopo la pubblicità affronteremo una storia di cronaca italiana molto dura, forse una delle più dure degli ultimi tempi, gli omicidi delle bestie di Satana, dove il problema del rapporto fra i fatti e la presenza del maligno sussiste ancora. A tra poco. Tutto inizia nel gennaio di quest'anno con un brutale delitto vicino a Varese. È proprio da quel delitto che piano piano viene fuori il gomitolo dell'orrore, l'orrore delle bestie di Satana. L'inchiesta è in corso, gli arrestati fino a questo momento sono 9, ma probabilmente altre svolte clamorose ci saranno. Ecco comunque la ricostruzione dei fatti. Maggio 2004. Gli inquirenti stanno scavando da 10 giorni in un bosco di Summa Lombardo, in provincia di Varese. Sotto la terra umida e le foglie dei castagni cercano una buca. Questa, la buca dell'orrore. Sì, perché qui dentro sono rimasti nascosti per 6 anni i corpi di Fabio Tollis e Chiara Marino, due ragazzi di 16 e 19 anni. Scomparsi la notte del 17 gennaio 1998. Quella stessa notte sono stati massacrati proprio qui, in questo bosco. Ma chi ha commesso questo atroce omicidio e perché? Per scoprirlo occorre fare un passo indietro. È la notte del 23 gennaio 2004, quando Mariangela Pezzotta, una commessa di 27 anni, viene assassinata in una villa a Golasecca, sempre nel Varesotto. Il suo ex fidanzato Andrea Volpe le avrebbe sparato un colpo di pistola in bocca e poi, con l'aiuto di due complici, Nicola Sapone ed Elisabetta Ballarin, avrebbe seppellito il suo corpo. Ma il delitto viene scoperto e i tre finiscono in carcere. Le indagini però proseguono. I nomi di Andrea Volpe e Nicola Sapone vengono collegati anche alla scomparsa di Fabio e Chiara. L'ultima volta i due ragazzi sono stati visti in un pub a Milano, punto di ritrovo di appassionati di musica heavy metal. Era il gennaio del 1998. Sotto la pressione degli inquirenti, Volpe confessa. Fabio e Chiara sono stati uccisi e sepolti nel bosco di Summa Lombardo. È lui stesso ad indicare sommariamente il luogo dove scavare. Ma insieme ai corpi dei due ragazzi viene alla luce anche una storia dallo scenario sconcertante. I due sarebbero stati assassinati nel corso di un rito satanico. Un rito durante il quale sarebbero stati sacrificati al diavolo dalla setta delle bestie di Satana. Il delitto è stato di per sé estremamente efferato e poi lo scenario era veramente inquietante.
c'erano i segni di questa setta satanica, i simboli, la simbologia di questa setta. Abbiamo trovato dei pentacoli, abbiamo trovato tante cose che ci ha poi appunto suggerito di proseguire le indagini in una certa direzione. I componenti della setta che finiscono in carcere sono ragazzi poco più che ventenni, schiavi di quella corrente del rock definita satanica, ma schiavi anche della droga e del demonio. Tre di loro, Andrea Volpe, Nicola Sapone e Mario Maccione, sarebbero stati gli esecutori materiali del delitto. Ma dietro ci sarebbero altri cinque ragazzi. Pietro Guerrieri, che avrebbe scavato giorni prima la fossa. Paolo Leoni, detto Ozzy, il presunto capo carismatico del gruppo. Ed altri tre giovani, Eros Monterosso, Marco Zampollo e Massimino Magni. Tutti amici di Fabio e Chiara che ad un certo punto, per volere del diavolo, avrebbero deciso di eliminarli. La sera del 31 dicembre 1997 li costringono ad appartarsi su un'auto e cercano di farli saltare in aria, ma i due si salvano. Chiara, per la setta, doveva morire perché rappresentava la Madonna. Fabio, perché probabilmente si era ribellato al loro piano. Ci riprovano. Cercano di uccidere la ragazza con un'overdose di eroina, ma anche questo tentativo fallisce. Poi, la notte del 17 gennaio 98, il sacrificio si compie. Per 6 anni gli assassini probabilmente pensano di non dover fare i conti con la giustizia. Ma poi qualcosa va storto. C'è Mariangela Pezzotta, l'ex fidanzata di Andrea Volpe, che sa tutto e forse ha minacciato di parlare. La sera del 23 gennaio 2004 viene uccisa anche lei. Il numero dei morti sale a 3, ma la tragica contabilità potrebbe non essere chiusa. I delitti accertati sono 3, poi ve ne sono altri che sembrano ancora potersi connettere a questi 3. C'è quello del Bontade, che è morto in un incidente stradale e sembra che ci possa essere un'induzione al suicidio. C'è quella del Ballarin, morto per impiccagione. Persone che avevano avuto in qualche modo a che fare con i componenti della setta e che sono scomparse suicidandosi o perdendo la vita in incidenti sospetti. Le morti attribuite alle bestie di Satana potrebbero dunque essere 5 o addirittura 8. Ma perché? Cosa ha trasformato questi ragazzi in assassini? In un primo momento si pensa ad un terzo livello, una presunta cupola di satanisti che impartisce gli ordini agli adepti della setta. È lo stesso Andrea Volpe dal carcere a parlare di un capo che vive a Torino. Ipotesi però che non trova riscontro nelle indagini. No, non abbiamo trovato tracce di questa cupola e non ci risulta che ci siano persone diverse da quelle che risultano in questo momento alle indagini. Allora, questi atroci delitti potrebbero essere veramente il frutto dell'intervento soprannaturale di un dio rovesciato? Questi sono solo dei delinquenti, perché il diavolo non interverrà mai in nessuna uccisione. Il diavolo, dico io, non muove nessuno. Sono stati degli esseri umani a commettere quello che hanno commesso, e quello che è peggio è che l'hanno commesso su un ragazzo giovane, una ragazza poco più grande di Fabio, di cui tra l'altro li frequentavano, erano loro amici. Il satanismo resta dunque solo un pretesto per giustificare l'impulso alla morte e alla distruzione? Bestie di Satana o, con tutto lo rispetto per gli animali, semplicemente bestie, ovvero esseri umani senza più alcun valore, o addirittura con dei non valori, come la morte, la distruzione, la ferocia estrema. La domanda che un po' si sono fatti tutti in questa vicenda ed è anche la domanda che io faccio al nostro ospite. Allora, bestie di Satana o bestie, tra virgolette? Credo giovani per cui non vadano applicate delle categorie sociologiche, psicologiche o di questo genere, ma giovani che alla ricerca del demonio non hanno fatto altro che dimostrare di essere dei poveri diavoli loro stessi.
veramente un fenomeno allarmante, ma che mi sembra dica più relazione alla devianza, al disagio, che sono forse gli unici elementi che vanno presi in considerazione per interpretare questi fenomeni che hanno un côté demoniaco sicuramente, ma solo come citazione, solo secondo come, lei sì, non come... come forma, come ultima maschera che copre il loro disagio. Quindi sostanzialmente, stando all'ipotesi della nostra puntata, all'inchiesta della nostra puntata, Satana qui inteso in un senso più concreto non c'entra. L'orrore e la satanicità di questi episodi è nella loro banalità, in una banalità che è quella tipica del male laicamente o del maligno teologicamente. Ecco, questa è l'opinione del professor Zoccatelli, un'opinione autorevole e ben documentata come abbiamo sentito, ma rimanete con noi perché dopo la pubblicità Top Secret parlerà ancora delle bestie di Satana. Eccoci di nuovo insieme con Top Secret, ci è venuto a trovare un ospite molto gradito. Buonasera, Renato Farina. Buonasera. Vice direttore di Libero. Siamo qui, Renato, davanti a una villa abbandonata delle colline torinesi, dove si dice vengano un po' di notte dei gruppi strani, presunti satanisti. Ma non diciamo quale villa, lasciamo nel generico questo luogo che però è suggestivo e che in qualche modo è funzionale al nostro racconto. Allora, Renato Farina, all'inizio dell'estate, è stato protagonista di un'iniziativa editoriale forte che ha suscitato qualche polemica, ma che ci spiegherà lui stesso. È pubblicato sul giornale diretto da Vittorio Feltri, ecco, lo vedete, Libero, i verbali di Satana, che sono le confessioni dei protagonisti della storia che stiamo trattando, quella appunto delle bestie di Satana. Perché l'hai fatto? Ma l'ho fatto per un motivo. Naturalmente ci siamo opposti con il direttore Feltri delle questioni etiche. Noi pensiamo questo, che su queste vicende tenebrose va gettata un po' di luce. Questi ragazzi non erano gente predisposta all'incontro con questo Satana. Questo è importante precisarlo. Ma è bastato essere agganciati nella birreria sbagliata, da delle parole sbagliate, da una voglia di provocazione che poteva apparire all'inizio quasi innocente, quasi veniale, per poi essere trascinati in qualcosa che è indicibile. Mi spiego? Perché non si scherza con queste cose, non si scherza. E conoscerle senza, come posso dire, compiacimenti, ma con un certo timore e tremore, aiuta a starne lontani. Io credo nella realtà, il mio direttore no, ma io credo nella realtà di Satana. C'era Martin Lutero che usava delle parole, traduco male, stronzetto gli diceva, no? È meglio che trattarlo così che non, ah, sì. Oh, signore delle te... No. Quasi con un io sarcasmo mi rendo giocoso, conto, diciamo. Mi rendo conto che non sta bene per un giornalista parlare in questi termini, cioè è un po' poco corretti, però io parlo come scorretti. Se parlassi a un amico e a dei figli, no? Cioè, sì. So che si può non avere paura, che c'è qualcosa di più forte. Renato, siamo entrati dentro la villa abbandonata, sono successe cose strane, le luci sono diventate intermittenti, poi sono esplose, i tecnici non sanno dare una spiegazione, forse perché tu hai dato dello stronzetto a Satana. Ma se vuoi chiedere che io ritiro la parola non lo faccio. Ma comunque facciamo vedere al pubblico le scritte, ci sono scritte di vario genere qui dentro, però vedete, 666 lì, poi ancora, vedete ancora. 666 lì, che è il simbolo con la croce rovesciata. Con la croce rovesciata, che è proprio il simbolo, no, del diavolo. Allora, torniamo però alle bestie di Satana. Io la domanda che ti voglio fare è molto chiara, perché a questo punto dobbiamo anche prendere una decisione. Si tratta di fenomeni a cui possiamo dare una spiegazione totalmente terrena, sociologica, psicologica, disagio giovanile, quello che vogliamo, ma possiamo dare anche una spiegazione, diciamo, dell'ingresso del sovrannaturale in una vicenda di cronaca, perché questo è un po' il punto, no? Io penso questo, avendo letto i verbali, c'è un sovrappiù, cioè sicuramente c'è di mezzo tutto quello che hai detto, cioè c'è il disagio, c'è la voglia di provocazione, però c'è un qualcosa in più. Secondo me c'è l'incrocio tra la libertà di alcune persone che si sono imbattute in qualche cosa
che le ha condizionate molto fortemente. Non voglio fornire elementi per assoluzioni, voglio solo descrivere quello che ho visto. A un certo punto, in un interrogatorio, proprio mentre sta cercando di minimizzare, di rendere casuale tutto, quindi non vuol portare verso una pista satanica l'accusato, Volpe, dice: vedevo delle ombre, ero ossessionato da ombre. E io ho trovato la stessa frase nei Demoni di Dostoevskij, quando il protagonista negativo, prima di fare il suo più atroce delitto, cioè di lasciare impiccare, costringere a impiccarsi da sé una ragazzina, dice, confessa a un vescovo ortodosso: ero ossessionato dalle ombre, vedevo le ombre. Nel vuoto nichilistico, come si dice, nel culto del nulla, alla fine si inserisce qualche cosa che non è nulla, ma è un nulla al quadrato, cioè è questa entità satanica. E questo comunque è il parere di Renato Farina, che noi accettiamo e mettiamo insieme agli altri pareri, anche con delle citazioni culturali importanti come quella dei Demoni di Dostoevskij. Adesso noi però lasciamo Le bestie di Satana e parliamo di un altro caso di cronaca clamoroso per cui è stato scomodato Satana, il caso della Valchiavenna. Il 6 giugno del 2000 tre ragazze di 17 anni attirano con una trappola una suora in un posto isolato e la uccidono con 19 coltellate, la uccidono senza pietà. È la sera del 6 giugno del 2000. A Chiavenna, un paese della provincia di Sondrio, si sta per consumare un atroce delitto. Delitto che ha come vittima la madre superiora di un istituto religioso, Suor Maria Laura Mainetti. L'episodio che sconvolge gli abitanti del piccolo centro della valle pian piano comincia ad assumere contorni inquietanti. L'assassino, anzi, le assassine, come si scoprirà poco dopo, sono tre ragazze minorenni. Ambra, Milena e Veronica, di età compresa tra i 16 e i 17 anni. Il movente? Un sacrificio a Satana, come ammetteranno le giovani durante i primi interrogatori. Si dà la colpa al diavolo. E la spiegazione del satanismo sembra reggere. Alcuni simboli che fanno da sfondo allo scenario dell'omicidio si possono facilmente ricondurre alla rappresentazione diabolica. Uno di questi è la data, il 6 giugno, che letta in cifre ricorda il numero del male. Il 666. Oltretutto le ragazze scelgono come vittima proprio una suora. La attirano con un inganno, una di loro le fa credere di avere bisogno di aiuto. Le dice di essere rimasta incinta dopo uno stupro. Le giovani danno appuntamento a Suor Maria Laura in questa piazza del centro di Chiavenna e insieme si avviano verso il parco delle marmitte giganti, un posto isolato dove a quell'ora non passa mai nessuno. La donna si fida e va con loro, non immagina che poco dopo le giovani la uccideranno con ben 19 coltellate. Infieriscono sul suo corpo minuto mentre dalle loro labbra escono parole impronunciabili. Non c'è pietà per lei, neanche quando, ormai caduta in ginocchio sotto i colpi pieni di rabbiosa violenza, prega per loro. È morta così, Suor Maria Laura, con le mani giunte in preghiera e un amore infinito nel cuore. Chi o che cosa può scatenare una simile crudeltà? Qualche segnale, dice qualcuno, c'era già stato. Alla fine di ottobre l'anno precedente avevano scritto sul muro del cimitero: Lucifero in mezzo a voi, una frase del genere con i numeri del satanismo, e avevano anche scritto la stella con i sei qui sulla facciata della chiesa in piccolo e una croce rovesciata sulla colonna. I diari delle ragazze, finiti nelle mani degli investigatori, hanno confermato la tendenza a mitizzare il diavolo. E le indagini hanno rivelato un sodalizio suggellato da patti di sangue. Milena e Veronica, nel 2002, sono state condannate in appello a 8 anni e mezzo di prigione. Ma pochi mesi fa una di loro, Veronica, è stata scarcerata e inserita in una comunità.
Ambra, considerata la leader del gruppo, invece deve rimanere in carcere per 12 anni e 4 mesi. Ora l'agente di Chiavenna non vuole più parlare, anche se qualcuno, a telecamere spente, ammette di non credere alla giustificazione del satanismo. Se non Satana, allora può esserci il suo culto esaltato all'origine del delitto? Io sono convinto di sì. Anche per Pesci Tagliuzzano avevano tutto nero nelle loro camere, così è stato detto. In modo anche perché hanno detto, anche perché dovevano prima uccidere una loro amica, e la loro amica poi non sono riusciti. Poi dovevano uccidere una donna incinta e prendere il coso lì e offrirlo a Satana. Poi dovevano prendere il prete. Ho sentito in un telegiornale che dicevano la prima vittima designata doveva essere il parroco Don Ambrogio, eccetera. Beh, io sono rimasto lì un po'. Poi dopo gli inquirenti me l'hanno confermato. Alla fine, qualcuno su cui sfogare la loro insensata rabbia l'hanno trovato. Sono arrivati qui, gli hanno buttato dei sassate di dietro, poi l'hanno buttato contro questo muro, gli hanno se questo non muore. E loro hanno cominciato con i coltelli. I coltelli e 19 coltellate. Poi sono andate al Luna Park. Com'è possibile che un ragazzo di 17-18 anni quasi, no? Com'è possibile oggi? Sì, com'è possibile a quell'età organizzare un omicidio con tanta freddezza? Eppure il diavolo, almeno in questo caso, sembra essere l'unico assolto. Anche se è stato evocato più volte attraverso la musica rock di Marilyn Manson, idolo delle ragazze, e tramite riti anticlericali che mascheravano una semplice ma pericolosa ribellione giovanile al sacro. Oggi il satanismo non è una cretinata, è una realtà. Oggi il giovane guarda qualche, non capendo cos'è il bene, e si attacca al male. Sarà il principio del male. Perché? Perché dice questo è più forte del bene. Il principio del male. Ma da dove arriva questo male? È stato un sacrificio a Satana, questo hanno detto le tre ragazze protagoniste del delitto della Val Chiavenna durante i primi interrogatori. È così secondo te? Loro hanno voluto fare un sacrificio a Satana, però in questo caso il sacrificio a Satana si è trasformato in qualcosa di infinitamente diverso, proprio nell'opposto. È stato come il ribaltamento di Satana. Non a caso le tre ragazze paiono sinceramente pentite. Loro hanno fatto inginocchiare Suor Maria Laura in atto di sottomissione. Nel momento in cui lei era sottomessa e moriva, ha chiesto perdono per loro in un atto di amore così forte che ha ribaltato quella volontà di sottomissione. Satana voleva, loro con questo volevano impaurire, dimostrare che è più forte Satana, è più forte il male, che anche lei avrebbe dovuto invocare. Invece lei ha perdonato. Quindi questa, più che un caso, vorrei dire, di satanismo, è un caso di sconfitta del satanismo. Per questo io ci intravedo lì sì l'orrore, ma anche una speranza. Ecco, però la domanda poi è sempre la stessa, no? Io sono un po' ripetitivo, sono un po' ossessivo durante il percorso narrativo di Top Secret, però anche lì si pone il problema. C'entra il Satana sovrannaturale o no? Perché c'è da dire e da precisare che poi le ragazze hanno confessato che loro erano un piccolissimo gruppo, in questo caso tre, ma avevano intenzione di fondare una loro setta. Questo darebbe ragione alle analisi, no, sociologiche sul satanismo, quello piccolo, il satanismo fai da te, piccoli gruppuscoli incontrollabili, non organizzati, che magari si ispirano a Satana in maniera anche un po', diciamo, esteriore, no? Dalla musica, le scritte, come sì, quelle che vediamo qui, no? Penso non abbiamo neanche spiegato perché 666 è il simbolo del diavolo. 666 è il simbolo perché c'è nella Bibbia, no? Cioè nell'Apocalisse, che è l'ultimo libro della Bibbia, l'ultimo libro del Nuovo Testamento, il numero della bestia è definito 666 ed è un numero che ritorna anche in Guerra e Pace di Tolstoi, identificandolo con Napoleone come certo, simbolo del male assoluto. Quindi ha una ragione storica. Non so se esistono altre ragioni esoteriche, ma non le voglio sapere. Sì, no. Numeri di diavoli. Non potrebbe essere il nostro compito qui. Allora, torniamo al discorso. Il satanismo fai da te o intervento poi del Satana? Ma le due cose, io penso questo, che il satanismo fai da te, poi il diavolo riesce a farlo arrivare davvero.
Cioè, non bisogna giocare con queste cose, no? Cioè, non c'è bisogno di appartenere a una chiesa organizzata per fare delle cose orribili e che chiamano in causa effettivamente delle potenze strane a noi. Questo deve essere chiaro. Loro poi hanno giocato anche con il loro sangue. In queste cose mi sembrano quelli che con il piccolo chimico mettono insieme qualcosa che poi può esplodere veramente, ecco. E che va anche al di là. Cioè, non c'è loro bisogno di essere in un grande laboratorio per fare cose esplosive. Questo penso. Allora, noi lasciamo la Valchiavenna, ci interrompiamo per una pausa pubblicitaria, ma continueremo a parlare subito dopo di cronaca e Satana. A tra poco con Top Secret. Sono fatti di cronaca che ancora non hanno trovato una spiegazione, almeno secondo le indagini, diciamo così, classiche. Ad esempio il delitto di Arcio, dove nel 2001 fu uccisa Serena Mollicone. Ad esempio i delitti del mostro di Firenze, che hanno trovato finora una spiegazione soltanto parziale. Noi questa sera ovviamente non vogliamo risolvere questi casi complessi, gli inquirenti stanno ancora indagando, non vogliamo sostituirci al loro lavoro, vogliamo soltanto fare questa operazione, prendere alcuni segni oggettivi di queste vicende e sottoporle a un'ipotesi, all'ipotesi della pista satanica. Firenze. Per 17 anni, dal 21 agosto del 68 all'8 settembre dell'85, una serie di delitti a sfondo sessuale fa precipitare l'Italia nella paura. Un assassino uccide le coppie di amanti appartate nei dintorni del capoluogo toscano. Nasce l'incubo del cosiddetto mostro di Firenze. Lago Trasimeno, Umbria. Il 13 ottobre dell'85 viene ripescato il corpo di un uomo. Per la polizia si tratta di Francesco Narducci, un medico perugino di 36 anni. Arce, provincia di Frosinone. Domenica 3 giugno 2001. Viene ritrovato il cadavere della 18enne Serena Mollicone, sparita da casa 2 giorni prima. In apparenza si tratterebbe di episodi che non hanno niente a che vedere fra loro. Tuttavia alcuni indizi farebbero pensare che questa lunga serie di omicidi sia frutto di un unico disegno criminoso, riconducibile alla pista satanica. Per capire quale sia il filo misterioso che attraversa questo capitolo di cronaca nera italiana, siamo partiti dalla campagna di Arce. È il primo giugno del 2001 quando Serena Mollicone, studentessa 18enne, scompare misteriosamente da casa. Per molte ore la ragazza viene cercata inutilmente nei dintorni del paese. Solo 2 giorni più tardi, il 3 giugno, l'ha scoperta. Il corpo senza vita di Serena viene ritrovato nel boschetto della Nitrella, a 8 chilometri dal centro, con le mani e i piedi legati con un nastro adesivo e la testa infilata in un sacchetto di plastica. Dopo circa 2 anni di indagini viene accusato dell'omicidio il 36enne Carmine Belli, carrozziere di Arce. Per gli inquirenti il giovane avrebbe offerto a Serena un passaggio in auto. Poi, al rifiuto opposto dalla ragazza a un suo presumibile approccio, avrebbe reagito ammazzandola. Ma il 7 luglio di quest'anno Belli viene assolto dalla corte d'assise di Cassino. Chi avrebbe ucciso allora Serena Mollicone e per quale motivo? Molti elementi ricondurrebbero a una presunta pista satanica. Si può parlare di esoterismo per l'omicidio di Serena Mollicone perché tutto quello che può essere il simbolismo, che possono essere dei simboli presenti nell'esoterismo, riconducono e ricalcano a perfezione questo tragico omicidio. Dietro l'uccisione
visione di Serena, secondo Gabriella Carlizzi, studiosa di satanismo, si celerebbe un gruppo occulto molto potente, aperto anche alle donne. Gli affiliati arriverebbero a praticare il sacrificio umano per scongiurare malattie di natura psichica e sessuale. Per loro è una religione, loro hanno un concetto del sacrificio umano che è un concetto salvifico addirittura. Loro ritengono che queste vittime siano comunque predestinate ad una morte violenta, quindi questo gli cancella il senso della colpa. Coinvolgono figure che cercano un riscontro nella società e le convincono che la cultura vera è nell'oltre. Varcata la soglia dell'oltre, sono persone perse. Quando se ne accorgono, se cercano di liberarsene, vengono uccise. Quindi Serena sarebbe stata iniziata da una presunta setta satanica e poi uccisa perché voleva uscirne? In molti casi alle spalle di questi delitti ci sarebbero organizzazioni che dietro la maschera del satanismo nasconderebbero le proprie attività illecite. E proprio il gruppo nominato dalla Carlizzi sarebbe l'elemento occulto che legherebbe tra loro le tre storie che vi stiamo raccontando. Ma come? Collegare il delitto di Arce con i delitti del mostro di Firenze o attribuiti al mostro di Firenze e poi con il delitto Narducci significa compiere un'operazione secondo la quale l'esoterismo diventa la chiave di lettura di tutti questi avvenimenti che sono diventati avvenimenti giudiziari, questo non dimentichiamolo, comunque processi con esiti. La chiave di lettura dell'esoterismo è quella che tiene conto della possibilità oggettiva che esistano gruppi o sodalizi più o meno organizzati che abbiano strategie finalizzate alla raccolta di feticci. Non pronunciate il giuramento solenne. Non mai rivelare i nostri segreti. Le inchieste sul mostro di Firenze hanno portato a una serie intricata di processi. L'imputato principale è il contadino Pietro Pacciani, dapprima condannato all'ergastolo per 7 degli 8 duplici delitti e stranamente assolto al processo d'appello. La sua gioia però non dura a lungo. La Corte di Cassazione infatti il 12 dicembre del 96 annulla la sentenza di secondo grado e dispone un nuovo processo. Il 21 febbraio del 98 Pacciani viene trovato morto in circostanze misteriose nella sua cascina di Mercatale. In galera invece restano i suoi complici, i compagni di merende Giancarlo Lotti, condannato a 26 anni e morto il 30 marzo del 2002, e Mario Vanni, condannato all'ergastolo. Anche in questo caso i simboli esoterici non mancano. Fino a che punto gli elementi raccolti da chi indaga su questi delitti possono davvero far pensare a una pista satanica? C'è chi al movente satanista proprio non crede. Primo fra tutti Guglielmo Mollicone, il padre di Serena, che ha una sua ipotesi sulla scomparsa della giovane figlia. Ma io sulla pista esoterica non ci ho mai creduto. Non ci ho mai creduto perché tutt'altre cose dovevano poi stare vicino a Serena, non c'erano affatto. Quello è stato il movente di qualcuno che si è vendicato nei confronti di Serena. Serena dava fastidio per qualche cosa di molto pesante, poteva uscire fuori qualcosa di abbastanza grave per qualcuno che stava in alto. Ad Arce si sa. Si parla di uno strano giro di droga e feste organizzate nei dintorni di Arce per compiacere personalità d'alto rango. A queste serate particolari verrebbero invitate anche alcune ragazze. È possibile che quella sera del 1 giugno 2001 tra quelle ragazze ci fosse Serena? Se così fosse, potrebbe essere stata uccisa in quella circostanza? Serena l'hanno eliminata perché evidentemente è entrata in possesso di conoscenze che portavano a personaggi troppo scomodi. E Serena era il tipo che certe cose le manteneva, quindi se conosceva certe cose l'avrebbe sicuramente riferita a me e io non è che avrei tenuto la bocca chiusa. In ogni caso, che si parli di satanismo o di misteri molto più terreni, quello che emerge è l'esistenza di un presunto terzo livello, una sorta di potere occulto che sarebbe la mente dei delitti compiuti da una manovalanza, un'ipotetica cupola del male composta da personaggi cosiddetti intoccabili.
È venuto a trovarci un altro ospite, buonasera, è uno psichiatra importante, Simone Morabito, psichiatra e docente di psichiatria, vive fra l'Italia e la Svizzera e ha scritto un libro di successo che si chiama Uno psichiatra all'inferno e poi ci spiegherà perché. Intanto però guardate questa scritta, vedete siamo sempre davanti alla villa abbandonata sulle colline torinesi che abbiamo descritto prima, vedete Fans Club Pacciani, che un po' ha a che fare con l'argomento del servizio che abbiamo appena visto. Ripeto che anche le ipotesi riportate nel servizio sono ipotesi, noi le citiamo perché Top Secret cita i vari punti di vista, non sposiamo nulla di affermativo, lasciamo sempre il condizionale, lasciamo soprattutto agli inquirenti fare il loro lavoro. Io a lei voglio chiedere questo però. In questi casi di cronaca, non soltanto in questi ma anche in altri, quando non si riesce a trovare una soluzione, la pista satanica ci dà delle informazioni oggettive in più? Sì, vedo. Dico oggettive perché voglio scindere l'informazione vera in questi casi dalle fascinazioni investigative del soggetto. Veda, io ho circa 20 anni che studio il fenomeno del satanismo e poi all'estero ho psicanalizzato dei satanisti che sono usciti dalla setta e sono rarissimi. All'estero dove, se è possibile? Negli Stati Uniti. Sono rari i satanisti che riescono a sfuggire alle sette. Cosa le dicono i satanisti pentiti quando si confessano a lei, anche in via psicanalitica, nel rispetto del segreto professionale? I satanisti praticamente dice che sono stati abituati cosciamente dell'inconscio a odiare, cioè loro fanno degli esercizi e frequentano degli stage per diventare crudeli. Allora, per esempio, le faccio un esempio, hanno l'abitudine in questi stage di pigliare per esempio un criceto e l'adepto iniziatico deve mangiarsi quel criceto a morsi e lo deve anche inghiottire. Oppure per esempio un'altra abitudine che hanno, ed è un'abitudine costante, devono fornirsi dai macellai di circa 5 litri di sangue di suino alla settimana e devono berlo per diventare sempre più crudeli. Cioè praticamente ci sono dei dinamismi sia consci sia inconsci, sia di educazione sia di prassi, per cui loro diventano la crudeltà alla forma pura. Ma si arriva anche poi a un'applicazione di questa crudeltà sugli esseri umani? Si passa poi anche all'omicidio? Le dico subito, da quello che ho potuto capire in sede analitica, soprattutto negli Stati Uniti, se uno, anziché da semplice adepto, vuole diventare un sacerdote, deve passare per l'omicidio rituale, l'omicidio sulla persona, rituale. Questo quindi è la sua convinzione? Sì, io sono convintissimo e poi ho avuto, diciamo, delle confidenze in psicanalisi, soprattutto negli Stati Uniti. Tornato a trovarci Pierluigi Zoccatelli, vice direttore del CESNUR, Centro Studi Nuove Religioni. Allora, la domanda che voglio farle, rispetto anche un po' ai temi che abbiamo affrontato in questa parte della puntata, è: voi spesso siete chiamati come consulenti di fatti di cronaca. Sì. Ecco, in questi casi la vostra consulenza in che cosa consiste e a che cosa porta? Diciamo che spesso quando si è contattati per analizzare questi casi si parte, potremmo dire, dalla semiologia degli episodi criminosi. Quindi se i segni lasciati nelle scene dei delitti, se i contesti culturali o di provenienza delle persone indagate può essere interpretato alla luce delle categorie sociologiche del satanismo, dei fenomeni dell'occulto, ecco che è più facile per chi si occupa tematicamente di studiare questi fenomeni decifrare se si tratti solo di coincidenze, di ipotesi o se vi siano invece delle cogenze. Ecco, quali sono le conclusioni, sempre sul mostro di Firenze? Il caso del mostro di Firenze e soprattutto degli sviluppi recenti relativi alle indagini sul mostro di Firenze, cioè il ritrovamento del cadavere del medico Narducci, in questo caso io credo che si possa far rientrare certamente l'episodio complessivo del mostro di Firenze nell'ambito del cosiddetto parasatanismo, cioè di un fenomeno che fa convogliare in sé piccola delinquenza, piccola criminalità con frequentazioni di maghi a pagamento, di sacerdoti, di un satanismo casereccio e acclarato anche giudiziariamente la frequentazione di Pacciani con il mago Indovino, di Lotti, di Vanni, con figure di margine del mondo occultista. Si parla di un livello più alto, no? Dei compagni di Mirenda. Certamente se fosse acclarata la tesi, se fosse acclarata l'ipotesi in cui anche l'ambiente circostante al medico Narducci fosse coinvolto in questi episodi, è sicuramente un livello
livello più elevato rispetto a quello dei compagni di merenda. Certo, immaginare una cupola, un terzo livello, è una tesi molto ardita che ha bisogno allo stato attuale delle cose di verifica ulteriore. Certo, questo noi l'abbiamo detto. Io ringrazio Pierluigi Zoccatelli per queste, diciamo, illuminazioni sociologiche su un argomento così vasto. Ci separiamo per la pubblicità. Dopo affronteremo un personaggio, parleremo di un personaggio che almeno a livello somatico sicuramente è la figura che più assomiglia a Satana nei tempi moderni, e cioè Charles Manson. Siamo al terzo punto del nostro schema di partenza, quello che abbiamo mutuato da padre Gabriele Amort. Satana può fare ingresso nel mondo attraverso uomini che insistono nel peccato. Charles Manson, durante il processo per la strage di Bel Air, scrive una lettera durissima ai giudici e dice: non riconosco la vostra giustizia, gli assassini siete voi. Cioè Charles Manson si oppone al mondo e oppone ai valori del mondo, i suoi valori negativi, i suoi valori tra virgolette satanici. Ma andiamo alla strage di Bel Air. Siamo nel 1969 in California, la bella e giovane moglie di Roman Polanski, Sharon Tate, che oltretutto è incinta, si trova lì con alcuni suoi amici. A un certo punto bussa Satana. Satana ha la forma dei componenti della cosiddetta famiglia di Manson. Io ero il cervello. Ero il cervello superiore, non è vero? Come si fa a condannare qualcuno per questo? Porto le manette da 20 anni perché voi pensate che io abbia detto a qualcuno di fare qualcosa. È ora il tempo dell'Helter Skelter. Annuncia Charles Manson ai suoi adepti la notte dell'8 agosto 1969. E l'ordine del capo di questo personaggio che incarna il male e sconvolge l'America viene eseguito. 4 giovani appartenenti alla famiglia di Manson fanno irruzione nella villa di Roman Polanski a Bel Air, un elegante quartiere di Los Angeles. L'attrice Sharon Tate, moglie del regista, e altri 4 ospiti vengono legati con le corde dei tendaggi e massacrati. Sotto i colpi di una pistola e di pugnalate inferte con ferocia muoiono Jay Sebring, Abigail Folder, Wojciech Frykowski e Steven Parent. Gli assassini poi fanno strazio dei corpi. Sharon Tate è incinta di 8 mesi. Nessuna pietà neanche per il suo bambino. Sulla porta con il sangue viene scritta la parola pigs, maiali. È il tempo dell'Helter Skelter, un non precisato evento che è il nome di una canzone dei Beatles e che, secondo l'interpretazione di Manson, corrisponde alla devastazione finale. Gli autori materiali della strage sono 3, poco più che 20enni. Charles Watson, Susan Atkins, Patricia Kenwinkle. Nel giardino della villa a fare da palo rimane Linda Kasabian, la più giovane del gruppo. Le indagini della polizia non portano a nulla. Solo 3 mesi dopo, a novembre, gli inquirenti arrivano ai ragazzi di Manson. Susan Atkins, in cella per prostituzione, si vanta con una compagna di aver preso parte al massacro in casa Polanski. Da Susan a Manson il passo è breve e per lui e molti suoi fedeli si aprono le porte della prigione.
Dalle prime battute del processo appare subito chiaro che gli imputati sono psicologicamente soggiogati dal capo. Nutrono un'autentica venerazione per Manson, imitano i suoi gesti e le sue parole, proclamano la sua superiorità rispetto alla legge. Solo Linda Kasabian decide di collaborare con la giustizia per ottenere uno sconto di pena. Lei, che non ha ucciso nessuno, per 9 mesi sarà la testimone chiave del processo più lungo mai celebrato in America. Grazie ai racconti di Linda, prende forma uno scenario inquietante. Uno scenario in cui Charles Manson assume le sembianze di un carismatico demonio votato al male. Il guru, nato nel 1934 da una prostituta sedicenne, ha trascorso molti anni tra riformatorio e carcere. Dal 67 al 69 crea e amplia La Famiglia, un gruppo formato da giovani hippie. Racconta agli adepti di essere il Messia reincarnato e di avere assistito alla crocifissione di Cristo grazie a visioni mandategli da Dio. Linda parla di orgie imposte dallo stesso Manson, durante le quali i proseliti bevevano il sangue di cani e gatti fatti a pezzi. Inizia a circolare anche la voce, non confermata, di sacrifici umani, di giovani donne sconosciute decapitate. Per quanto riguarda l'eccidio di Bel Air, Linda descrive ciò che gli assassini le hanno riferito. Sharon Tate chiedeva pietà in nome del bambino che portava in grembo, mentre Susan Atkins la massacrava col coltello. La stessa Atkins racconta di avere raggiunto il piacere sessuale leccandosi dalle mani il sangue della vittima. Sadismo o rituale satanico? Ma non basta, perché il processo fa chiarezza soprattutto sul pensiero di Manson, sulla sua filosofia distorta. Ebbi modo di incontrare Charles Manson, un vecchietto ormai mezzo pazzo che veniva considerato tale dai suoi compagni di cella. Lui disse ad un certo punto una frase che mi ha molto colpito: c'è sempre bisogno ad un certo punto che qualcuno faccia la parte del male, perché la società, il mondo ha bisogno di qualche esempio, di qualche esempio di negatività. Ecco, questo è un qualche cosa che deve farci riflettere, quasi che il mondo per andare avanti abbia bisogno di quest'altro polo oscuro e tenebroso per bilanciare l'altro polo che è quello positivo, luminoso e così via. Il capo della famiglia ha vagheggiato una sua personale visione del fine ultimo delle cose, combinando parti delle sacre scritture con le presunte valenze sataniche delle canzoni dei Beatles. Nel 1971 la corte condanna a morte Manson e altri 7 seguaci. Ma l'anno dopo, mentre attendono l'esecuzione, lo Stato della California abolisce la pena capitale. Da allora scontano l'ergastolo nel penitenziario californiano di Corcoran. Nel 97 Manson inoltra una richiesta per ottenere la libertà vigilata, che però viene respinta. Dichiara alla stampa di essere Abraxas, figlio di Dio e figlio delle tenebre, al di sopra di ogni giustizia umana. Anche stavolta non si riesce a stabilire se sia l'ennesimo grido di un folle oppure la parola di un uomo che ha esplorato i misteriosi abissi dell'occulto e che dal carcere si difende così. Qualcuno deve essere pericoloso. Qualcuno deve essere cattivo. Quindi adesso tocca a me fare la parte del cattivo e del pericoloso. Io sono quello che avete fatto di me, io sono il vostro riflesso. Questo è l'epitafio che Manson scolpisce sulla sua vicenda giudiziaria. Ma che cos'è l'Helter Skelter? Si intitola così un libro che in America è un libro di culto, ha venduto più di 5 milioni di copie, l'ha scritto Vincent Bugliosi, procuratore nel processo per la strage di Bel Air. Il libro sarà tradotto il prossimo anno in Italia dalla Mondadori, un'operazione editoriale che sta curando lo psichiatra e criminologo Massimo Picozzi. E noi Picozzi l'abbiamo incontrato proprio qui a Torino qualche giorno fa al Festival dell'Horror, nella giornata dedicata a Charles Manson. Helter Skelter è forse il più famoso e più venduto libro sul true crime mai pubblicato.
ha un successo, ha avuto un successo assolutamente straordinario, perché racconta in termini proprio investigativi di un'indagine, di un processo che ha appassionato l'opinione pubblica americana ed è durato moltissimo, più di 9 mesi per il processo. Direi che lo stesso governo americano ha speso più di $1 milione per questa indagine. Un delitto terribile che poi ha coinvolto delle celebrità di Hollywood, e un'indagine fatta da un procuratore con grande acume, con grande perseveranza. Direi che per questo motivo Helter Skelter è tutt'oggi un libro da leggere. Helter Skelter, una breve frase che viene ritrovata sul secondo dei due delitti attribuiti a Charles Manson alla femmina, il delitto dei coniugi La Bianca. Helter Skelter è un titolo di una canzone dei Beatles, di un album in particolare, Revolution, e in realtà questo ci rimanda al concetto particolare che aveva elaborato Charles Manson, una sua visione particolare dell'Apocalisse, in cui i 4 Beatles erano 4 angeli dell'Apocalisse, lui pensava di essere il quinto angelo. Helter Skelter significa in inglese finimondo, e rimanda appunto a questa sua visione finale di uno scontro tra afroamericani e bianchi caucasici, al termine del quale lui sarebbe emerso dagli inferi e avrebbe preso il comando e la direzione spirituale dell'umanità. I legami di Charles Manson con il satanismo sono legami assolutamente ambigui, ambivalenti. Lui è giovane, umiliato, malmenato, maltrattato da bambino, conosce presto la vita di strada, conosce presto il carcere, e in carcere viene a contatto con correnti spirituali, religiose, incrocia scientologi, incrocia l'ipnotismo, per cui la visione sua del mondo e della sua missione in realtà non è prettamente satanica. Direi che tutto sommato la logica con cui lui imposta la sua famiglia e i suoi discepoli è una logica basata sul suo bisogno carismatico di avere un controllo e un potere assoluto su un gruppo di ragazzi decisamente sbandati. È il momento della pubblicità, subito dopo affronteremo il lato più delicato e sconvolgente della nostra inchiesta, l'esorcismo e gli esorcisti. Granarolo Piacere Leggero, il nuovo piacere del latte fresco Granarolo. Seguiranno me, uno di noi due ce la farà. È arrivato qui con un braccialetto da ospedale al polso. Aiutatemi. Uno è andato, l'altro non ancora. Stanno cercando dei soggetti in buona salute. Nascondevano un'atroce verità. Prendono quelli più forti, prendono gli uomini. Perché? E Guy c'era andato vicino. Scelgono le persone, le prelevano dall'ospedale e le usano per chissà quali ricerche. Troppo vicino. Mi servono soggetti umani. È l'orrenda verità. Hugh Grant, Gene Hackman, Extreme Measures, soluzioni estreme. Domani alle 21, su Rete 4. E tu, sei sicuro di avere gli strumenti giusti? Con RAS trovi gli strumenti ideali per costruire le tue certezze. RAS, costruttori di certezze. Uova fresche, farina e zucchero. Sono questi gli ingredienti che fanno dei tarallucci un frollino unico e inimitabile. Oh, quasi. I tarallucci Mulino Bianco. Riscopriti genuino. Notizia sensazionale! Avvistati migliaia di oggetti volanti in tutta Italia! Vedete? Ci sono oggetti volanti dappertutto! Santo cielo, siamo invasi! Tranquillo, è il mercatino, il franchising numero uno in Italia, dove puoi vendere e comprare di tutto. Ah sì? E qualsiasi cosa? Certo, tutto quello che vuoi! Ehi, Dino, dove vai? Partecipa anche tu alla sesta festa nazionale del riuso, il 25 e 26 settembre. Il fascino di Leonardo. La luminosità di Van Gogh, il colore di Gauguin. Solo la riproduzione su autentica tela da pittore può far rivivere le emozioni degli originali. I maestri del colore. Miniature su tela. Il massimo ottenibile nel riprodurre un capolavoro. In edicola la prima uscita a 3,90€. Fabbri Editori. Qualità e i servizi OX sono sempre a tua disposizione. Noi ci occupiamo del benessere della tua vista.
Dove vivi c'è Flu. Acquistando letto matrimoniale Flu completo, due pigiami in purulino compresi nel prezzo. Corsa Climatic, se non ce l'hai, ti manca. Con estate Opel da 8.900 euro, in più da 99 euro al mese. Ti aspettiamo sabato 25 e domenica 26. Con Forus tutti i dipendenti a tempo indeterminato possono richiedere un prestito da 3 a 30.000 euro, rimborsabile da 3 a 10 anni. Per esempio, 5.000 euro li puoi restituire con 60 rate da 110 euro e 20.000 euro con 120 rate da 276 euro. Forus aiuta anche chi ha avuto proteste, pignoramenti o finanziamenti respinti. Chiama, avrai subito un appuntamento in uno dei nostri uffici. Con Forus si può. Vuoi goderti pienamente ogni momento della tua vita, senza il fastidio delle piccole perdite? Sentirti fresca? Essere sicura di te? Dana Lady, una nuova forma anatomica per un maggiore comfort e sicurezza contro le piccole perdite. Massima assorbenza con sistema Odor Control. Dana Lady, il tuo stile senza preoccupazioni. La fontanella, quella che sta in centro, si era messa con un idrante che passava da là. Però l'idrante era innamorato dell'altra fontana, quella che stava in quell'altra via. Hai capito? Happy City. Gratis le urbane, giorno e notte, per sempre. Chiama Infostrada al 159. Credo che c'è una vita unica. Uno straordinario testimone del nostro tempo. Che ho sentito così forte, seduto sui contrafforti dell'Himalaya. Tiziano Terzani, il giornalista. E quella vita che circolava lì era anche la mia. Il viaggiatore. L'uomo. Quando la vita di questo corpo finirà. Ma continua la vita. In esclusiva su Rete 4, la sua ultima intervista. Anand, il senza nome. Lunedì alle 23:15 su Rete 4. Di nuovo insieme con Top Secret, puntata su Satana, in questa villa abbandonata del Torinese. Questo è quello che abbiamo incontrato. Allora chiediamo a Simone Morabito, psichiatra esperto nelle patologie dell'esorcismo, è giusto così? Cosa vuol dire questa scena? Questa scena è quello che è rimasto di un sabba, e praticamente sono dei cappucci con cui la gente si veste per partecipare alle messe sataniche. Allora, stoppiamo un attimo però questo ragionamento e parliamo di esorcismo. Siamo all'ingresso potenziale di Satana nelle persone normali, attraverso due, diciamo, porte d'ingresso, i malefici e più raramente le possessioni. Allora, lei è uno psichiatra che viene definito, diciamo così, un po' diverso dai suoi colleghi, perché è disposto ad andare oltre i canoni tradizionali della sua scienza. Ecco, dove la psichiatria tradizionale si ferma e dove per parlare di esorcismo si fa ingresso in categorie nuove? Le dico questo, è la preghiera, è la fede che lei ha nella preghiera che dice di liberazione, che scatena quella presenza che altrimenti, anche se lei è uno psicanalista, non vedrebbe. E quindi praticamente lei dice che a un certo punto la psichiatria deve, tra virgolette, scolorare, lo dico non proprio come così, verbo di valore, nella fede. Proprio così. Lei mi ha detto che una volta una donna normale, tranquilla, borghese, all'improvviso si è trasformata, diceva parolacce incredibili, ha cambiato voce. Sì. Lei praticamente si siede con la sua paziente a discutere. Quando vede che i fenomeni psichiatrici, i fenomeni psicopatologici sono sfumati, attacca a dire una preghiera di liberazione, addirittura piglia un atteggiamento animalesco, di aggressione. Senta, le è mai capitato durante una seduta di parlare con il diavolo? Tantissime volte. Che cosa le dice? Per esempio, la prima cosa, ecco, una cosa terribile che dice, e che tutti i cittadini dovrebbero sapere, il diavolo dice sempre, quando parla con la sua vittima, non pensare, non sei nulla, penso io per te, e poi la comincia a dire parole improferibili, e qui non si possono dire. Questo è il parere di Simone Morabito, parere molto forte, poi sarà il pubblico a giudicare, ovviamente a valutare quello che le dice il suo messaggio. Noi adesso invece vi proponiamo queste immagini davvero eccezionali che Top Secret vi mostra in esclusiva e che arrivano dalla Francia. Guardate! Padre, Figlio e Spirito Santo, vattene ora!
Guardando queste immagini viene da chiedersi se sia tutto vero. Si guarda e si pensa, a isteria e follia pura. Non è Satana, Satana non c'entra. Ma se è vero che, come scrive Baudelaire, la più grande astuzia del diavolo è far credere che non esiste, allora forse le domande che dovremmo farci sono altre. Siamo in Francia. Frank Schaffner è vescovo della Chiesa Gallicana, non riconosciuta dalla Chiesa Cattolica Romana. Eli, l'uomo che state vedendo, è da anni vittima di tormenti che hanno disorientato molti psichiatri. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. In nomine Patris. Ma come si fa a capire che questa è opera del demonio? Le modalità dei fenomeni debbono essere diverse o addirittura anche contrarie a quelle che sono le modalità scientifiche. Insomma, il diavolo non si può limitare solo a fare delle boccacce, a non entrare in chiesa, a scalpitare, eccetera. Ci vogliono alcuni, almeno alcuni fenomeni di parapsicologia. La levitazione, muovere oggetti a distanza, forme di telepatia, di chiaroveggenza, di psicometria. All'indomani del Concilio Vaticano II, che ha aperto la Chiesa alla modernità, i sacerdoti esorcisti hanno rinnovato l'approccio al loro sacerdozio. Sollecitano sempre più spesso il parere di psichiatri quando hanno il sentore che l'ascolto e la preghiera non sono sufficienti a placare i deliri di alcune persone. Scienza, coscienza e religione sono tutt'uno nella lotta contro i fenomeni sempre più numerosi di pratiche magiche, cialtronerie o presunti malefici. La lotta dell'esorcista autorizzata da un vescovo inizia quando psichiatri, dermatologi e sacerdoti hanno stabilito la possessione diabolica. Ma la certezza che il demonio sia presente in una persona la si avrebbe solo facendo l'esorcismo. Au nom de notre Seigneur Jésus le Christ, notre divin maître, rédempteur de ce monde, je t'invoque à mon aide. Au nom de la très sainte Vierge Marie, notre dame, la toute pure mère de Dieu, je t'invoque à mon aide. Au nom de Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et toutes les hiérarchies angéliques, anges, archanges, principautés, vertus, puissances, dominations, trônes, chérubins, séraphins, je vous invoque à mon aide. Et vous, le cortège des saints, et en particulier Saint François d'Assise, Saint Padre Pio, Saint Curé d'Ars, Saint Séraphin de Saraf, Saint Benoît, Saint Cyprien, mais aussi Saint André apôtre et tous les apôtres, mais aussi Sainte Rita de Cachia, Sainte Thérèse de l'Enfant, Jésus à très sainte face, je vous invoque à mon aide, et vous, mes guides spirituels, qui êtes à mes côtés pour m'aider à exercer mon sacerdoce, je vous invoque à mon aide. L'esorcismo si definisce in tre contesti. Il primo è la lotta contro i fenomeni di ossessione. Il secondo contro i fenomeni di infestazione. Il terzo contro i fenomeni di possessione. Sulla base di questa distinzione scelgo, a seconda del caso che mi viene sottoposto, il rituale più appropriato. Sors de cet homme! Sors de cet homme! Qui que tu sois, d'où que tu viennes, je te l'ordonne! Au nom de toute la puissance du ciel que je viens d'invoquer! Par conséquent, cette personne-là, elle est. Questa persona è abitata da un'intelligenza, un'entità o un'energia che le dice vattene, non restare. Così comincia la lotta. La battaglia diventa terribile. L'entità in lei si risveglia e produce un fenomeno di forza, di violenza. Comincia la battaglia e può durare delle ore. Si può durare delle ore. Spesso è consacré
la puissance de Dieu se manifeste. Qui que tu sois, d'où que tu viennes, je te sors par le Dieu vrai, par le Dieu puissant, par le Dieu éternel, de sortir du corps, de l'âme, de l'esprit de cet homme. Je te l'ordonne au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit. Quelli che avete visto sono casi straordinari. Le possessioni cosiddette diaboliche non sono la normalità. Tu dois quitter le corps de cet homme. Tu ne peux rester un instant de plus sur cet homme. Lecture du Saint-Évangile selon saint Jean. Louange à toi, ô Christ. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et Dieu était Verbe. Ceci existait d'être ainsi. La normalità è un'altra. Una normalità inquietante, forse più di un demone che ci scuote, che ci schiavizza. Il est un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Celui-ci vint comme témoin, prendre témoignage à la lumière, afin que par lui tout le monde ait la foi. L'incapacità di sopportare il dolore. Molte persone vanno dall'esorcista con una richiesta. Sollevami dalla mia sofferenza, elimina questi sintomi, toglimi questo maleficio. Ecco che il diavolo diventa una personificazione immaginaria dei nostri mali sconosciuti. È qui che la cosiddetta bestia si impadronisce di noi, sollevandoci dalle nostre responsabilità personali. È così che attraverso la paura ci rende suoi schiavi e ci allontana dal bene e, per chi crede, dalla fede in Dio. In fondo non è forse questa la più grande missione del diavolo? Sors de cet homme, qui que tu sois, d'où que tu viennes, je te l'ordonne, au nom de toute la puissance du ciel que je viens d'invoquer. Siamo con Don Giuseppe Capra, buonasera, figura autorevole della Chiesa piemontese, esorcista dal 1989 e uno dei massimi esorcisti anche a livello nazionale, possiamo dire. Io so, mi hanno detto uno dei primi cinque, e mi ha detto di no, però lo dico io, mi prendo io questa responsabilità. E siamo dove, se ce lo vuole dire lei, che è anche più informato di me? Siamo a Valdocco, presso la Basilica di Maria Ausiliatrice, dove Don Bosco iniziò la sua opera in favore della gioventù nel 1846. Ho capito. E lei opera qui? Io opero qui perché il cardinale Ballestrero aveva desiderato che in tutti i santuari principali della diocesi ci fosse un sacerdote ascoltatore di queste novità che c'erano, che turbavano la gente, le molte insidie dei maghi, dei medium tradizionali, in più lo spuntare delle nuove sette, nuove proposte spirituali, che rendevano la gente molto insicura. E allora ci ha detto di ascoltare, di dialogare tra di noi e di dare una risposta sia in curia che alla gente. Qual è il metodo dell'esorcista Don Capra? Il metodo, che cosa fa Don Capra di fronte al suo interlocutore? Noi quando vengono qui, allora li avviamo, li ascoltiamo e vediamo il loro problema, cosa consiste. Abbiamo dei medici e psichiatri, psicologi volontari. Quando è che lei capisce che deve intervenire lei? Cioè io... Il consulto psichiatrico, anche il volontario, non basta più. No, noi diciamo così ai medici e psichiatri di non di ostacolare mai la nostra preghiera, infatti loro sono molto aperti anche alla validità della preghiera, alla cura fatta con la preghiera. Quindi io faccio fare a tutti quelli che vengono un corso. Durante questo corso, in cui gli richiamo tutta la catechesi battesimale, allora si avvertono se loro hanno dei problemi tipici a cui occorra una preghiera di liberazione o di esorcismo. Le è mai capitata una storia molto forte in cui sono stati quei sintomi che noi immaginiamo, non vedendo dall'esterno, dell'esorcismo, diciamo, cinematografico, tra virgolette? No? No, quel che colpisce di più è quando durante queste preghiere io vedevo delle mutazioni nelle persone, vedevo le persone che non mi seguivano più, persone fortemente impedite, persone che a volte cadevano a terra, persone che rimanevano contorte, paralizzate, dei sintomi così gravi nel corpo, delle persone non sanno bene chi sono, si chiedono: ma io chi sono? Io ho bisogno di uno psichiatra, oppure ho bisogno di lei? Soprattutto quando sono invase da una presenza, da uno spirito che li fa agire come fossero loro che lo vogliono, li fa agire contro coscienza.
ti fa agire, non so, commettendo del male. Molto inorriditi rimangono quando sono tentati di fare del male ai bambini, quindi sono spaventatissimi da questo fenomeno che succede a loro. Sentono dentro di sé i dolori che sente il demonio, questi sono i casi di possessione, sentono della disperazione totale a volte dentro, spaventosa. Mi diceva che Satana, prima mi diceva fuori onda che Satana è molto intelligente e molto infelice. È molto intelligente, ma è l'essere più infelice che esista, il più drammatico, più fallito, più dolorante, più terrorizzato che ci sia. Senta, Satana mi diceva prima negli esorcismi, qualche volta manifesta gioia per le grandi tragedie che avvengono. Per stare all'attualità, ad esempio la tragedia dell'Ossezia, che ha colpito proprio i bambini. Lui urla, io ci godo, lo urla proprio con, di fronte a questi fatti, lo urla in una maniera irrepetibile. Lo fa attraverso il corpo della persona. Lo fa attraverso la persona. Lo urla, dice? E dice, io ci godo, una compiacenza del male, tipica, proprio assoluta. Io la ringrazio, la saluto. Saluto anche tutti i nostri ospiti che sono stati con noi in questa puntata che non ho salutato prima. Credo che non abbiamo risolto. Top Secret non è un programma che vuole risolvere le cose per sempre, ne riparleremo ancora di queste tematiche. Il Mysterium Iniquitatis, così mi sembra si chiama nella seconda lettera di Pietro, sì, no? Sì, mi sembra sì, che sia questa. Il Mysterium Iniquitatis rimarrà ancora aperto, però abbiamo dato, credo, qualche informazione in più a chi ci ascolta. Top Secret finisce qui. Rete 4 va avanti questa sera con un film che ha fatto molto discutere, che è L'Esorcista, ma che ha avuto il merito, secondo Padre Amort, che è un esorcista italiano famoso, no? Di suscitare attenzione verso questa tematica e verso la figura dell'esorcista in un periodo in cui culturalmente questa figura forse era caduta anche un po' troppo, diciamo così, nel dimenticatoio. E quindi noi vi lasciamo a questo film e vi salutiamo. Grazie per essere stati con noi e buonanotte. Parliamo di tre dive, Doris Day, Brigitte Bardot e Kim Novak, unite dalla stessa passione, ovvero l'amore per gli animali. Doris Day con alle spalle quattro